Buongiorno a tutti. Conferenza stampa di Teona Strugar-Mitevska, che come immagino che tutti a questo punto sappiate, in questi giorni, due giorni fa, ha vinto il premio Lux, che è il premio del Parlamento europeo, per God Exist, Her Name is Petrunia. E siamo tutti molto contenti di averla, tra virgolette, scoperta proprio nel momento del Lux, un attimo, anzi prima che vincesse il Lux. Allora, spero che abbiate subito molte domande da fare. Abbiamo fatto la sua personale, abbiamo fatto vedere i quattro lungometraggi che precedono Petrunia, che sono molto interessanti. Sono molto interessanti dal punto di vista visivo e sono molto interessanti perché dimostrano che è molto attenta e molto sensibile e brava a lavorare non solo sul femminile ma anche sul maschile, tanto per eliminare equivoci sulle registe donne. Avete subito delle domande? No. Allora... Vabbè, allora, raccontaci, non la passione cinematografica, perché lei ha studiato cinema a New York, per cui evidentemente ce l'ha avuta subito. Quando ha cominciato a fare la regista e quanto è stato difficile mettere insieme, anche solo proprio mettere insieme le produzioni e anche produttrice dei suoi film alla sua compagnia di produzione, si chiama... Sisters, perché è con sua sorella che è anche attrice nella maggioranza dei suoi film, and Brother, che è il fratello Mitevski. Quindi quanto è difficile lavorare? Che problemi ha avuto oppure invece che problemi non ha avuto? Today it is possible. But when we started working, it was a challenge. And that's why actually 17 years ago we created the company Sisters and Brother Mitevski, because when we were making our first film, it was really a very difficult ordeal to be taken seriously on the set by my male crew. So it felt like, you know, you have to act like a truck driver or manly man in order to, well, look and act like them. So basically, it is at this moment we decided with my sister to create our production company so we are stronger together. It was as simple as that. Oggi è possibile, ma all'inizio è stata una vera e propria sfida ed è il motivo per il quale 17 anni fa abbiamo appunto deciso di creare Sisters and Brothers Mitevska, la nostra società di produzione. Il primo film che abbiamo realizzato è stato veramente un'impresa riuscire a farsi prendere sul serio, sul set, circondati come eravamo da una troupe quasi interamente maschile. L'unico modo in cui potevano darci ascolto era se ci comportavamo davvero come dei camionisti, cioè con un atteggiamento estremamente maschile, ed è stato allora che appunto con mia sorella abbiamo avuto l'idea di creare questa società. I speak about this because I think it's an important point, you know, for us women to, well, at least for me, to realize that at one moment I didn't have to be a camionnaire in order to be taken seriously, that I can be myself. But it took me some time, it took me 3 films. È un punto molto importante, ci tengo a sottolinearlo perché secondo me è importante per me e probabilmente per tutte le donne. C'è stata da parte mia una presa di coscienza del fatto che non avevo bisogno di comportarmi come una camionista, potevo essere me stessa se creavo le condizioni per farlo. Ma il fatto che tu lavori in Macedonia rende tutto questo ancora più difficile, no? Nel senso che giustamente Teona
non mi ricordo in quale occasione, ha detto che l'unico film macedone di cui si era sentito parlare prima del suo è Prima della pioggia di Manceschi, quindi è passato un bel po' di anni. Yes, you know, we do make films, and in the past, I would say 5 to 7 years, we have had a sort of like a constant production of 4 films a year. But we stay, it's a small country, we stay quite, you know, we have not managed to create a wave of cinema like, for example, Romanian cinema managed. It has been actually the difficulty of the Balkan region, well, ex-Yugoslav region. So it is true, last film that was distributed in Italy was Before the Rain, and now it will be Petrunia. So I'm not quite sure I understood the question. It must be even more difficult because Macedonia is not... I mean, it's difficult to make cinema in Macedonia for everyone, I mean, not just women, men. Of course. But, you know, now it's not anymore. When we started, it was because we didn't have any kind of equipment. But now with the digital equipment, possibilities with digital cameras, I think it becomes yes, possible more than ever. I don't think there is the difficulty lies into right now. I have a feeling it's not difficult to have to physically make a film, but since we have been a closed country for so long, we have difficulty to look at ourselves truthfully. So we are slowly opening up. But because of the Greek embargo, we were very, very close to ourselves. And being also a society in transition, we are all also still sort of playing with the idea of liberty of expression, what we can do, what, you know, not to be afraid to express yourself freely. So it is a turbulent time, in the same time, exciting time. I'm sorry, I'm speaking too much. So I think this is why maybe our films have not gotten out, because we are not brave enough. Sicuramente ora è più facile fare film ed è aumentata la produzione rispetto a 5-7 anni fa. Oggi come oggi in Macedonia si producono mediamente 4 film all'anno, cosa che prima non era possibile. È un paese molto piccolo che non è stato in grado per ora di produrre una new wave come per esempio è stato il caso della Romania. È abbastanza difficile la situazione nella regione balcanica, o forse dovrei dire dei paesi ex jugoslavi, ed è vero che in Italia l'ultimo film distribuito e conosciuto è stato Prima della pioggia, prima appunto di Petrunia. Ora le difficoltà sono minori da un lato perché c'è la possibilità di avere l'attrezzatura con la tecnologia digitale, non è più così difficile dotarsi appunto delle macchine e non è mai stato così facile realizzare un film, ma la difficoltà forse non è stata tanto quella di produrre o fare film, quanto il fatto che la Macedonia è rimasta a lungo un paese estremamente chiuso e soprattutto con una mancanza di consuetudine a riflettere su se stesso, sul suo passato, attraverso un racconto di storie, quindi attraverso anche il cinema. Ora c'è una società in transizione che sta cambiando e che sta facendo una serie di riflessioni anche sulla libertà di espressione e sull'esigenza, sul bisogno di non aver paura di parlare di sé. Quindi è un momento estremamente entusiasmante, pur essendo turbolento. E se è mancato finora tutto questo, è perché è mancato il coraggio di farlo. Basically, I'm certain in order to create
good cinema, good art. Politics and art need to be divided. And when art becomes too controlled by politics, politicized, or the society is too politicized, then yes, then this interferes with the way we tell the truth or the way we express ourselves. So I can fully say for each society this is a necessity, but for my society it's something that we need to push forward to. Separating politics from art, it's as simple as that. Per creare non soltanto un buon cinema ma anche delle buone forme artistiche è fondamentale che la politica sia distinta dall'arte in qualunque forma l'arte si esprima. Se la politica controlla gli artisti e controlla la creazione o in qualche modo li spinge a creare delle opere che sono politicizzate, a quel punto subentra appunto la paura di dire la verità e di esprimersi. Questa esigenza di separazione è vera per tutte le società, a maggior ragione nella nostra. Domande? Se ne avete, fatele, perché poi arriva la fine della conferenza stampa e non c'è più tempo. Quindi non tutti all'ultimo momento, manca un quarto d'ora, no? Allora, come nasce il nucleo? Come nasce un tuo film? Cioè, da dove parti? Come ti vengono le idee? Come... Uff, it's very different. You know, as an artist, I think we are always looking for the something that touches us profoundly, that all our bodies sort of reacts and you say, okay, this is it, this is my next creation. It depends, you know, sometimes it can be my last two films are real life events, sort of something that happened in my country that provoked me, that frustrated me, and I wanted to react. Before that, it was a search for what was before, the woman who brushed off her tears. There, it was a sort of something that happened to me, so it was a reaction to something that an accident that I wanted to sort of research and going to deeper into what informs the action of one, you know, what you need to experience in order to go so far in your, you know, even to kill somebody. That was about the woman who brushed off her tears. Before that, it was really my first film. It's reaction to the political situation in the Balkans and NATO. You know, the film starts with NATO go home. I'm from Tito Veles. The real life situation that happens in this town called Veles in the center of Macedonia, which was for a long time the most polluted city. It was like ecological disaster for the inhabitants of the city. So I talked about the relationship between people, history, but basically all my films, this is maybe not so interesting to say, but all my films are talking always about the same things, you know, history, patriarchy, imprisonment, liberty. So, you know, the themes are repeating themselves. And when Emanuela invited me to screen all of my films here, I actually, first time after a long time, I looked at the films. I forced myself, and not only once, but a few times. And it was an interesting experience because it felt almost as, you know, it could be in one film, you know, because it's tracing my relationship to my environment, to my country, but in the same time, it is a mirror of the, you know, the social discrepancies of the time we live in. So
Yes, it could be a sort of like tracing Macedonians' social development in last, but every film actually does that in the last 15 years, how where we have started and where we are going. So I don't know. Yeah, I the inspiration basically is everywhere, and the thing is that as a creator, I have like, I don't know, maybe 15 films in my head, you know, and then also there is this relationship to the time when the film is made. So every film or every idea is not made for actual time. So basically, I, for example, now I have two ideas, two scripts that are ready, and I'm sort of lancing them at the same time, and I'm seeing how how the readers are reacting, if one project should go before the other one, because there is, you know, cinema is such an expensive art. I think it is our responsibility to not to make art for personal masturbation. We have to react to the world we live in and sort of go ahead of time, but not, not to be boring, I guess. So, yes. Come artista, in realtà, anche se è molto difficile rispondere a questa domanda, sono tante le sollecitazioni che ricevo e che mi spingono a fare un film. Dipende, negli ultimi due film sono stati degli eventi che sono accaduti nella vita del mio paese e che mi hanno stuzzicata, mi hanno provocata e mi hanno fatto venire la voglia di reagire, il bisogno di reagire e di raccontare. Nel caso di The Woman Who Brushed Off Her Tears è un'esperienza personale che mi ha spinto a svolgere delle ricerche e a cercare di scavare sempre più a fondo nelle ragioni che spingono le persone a compiere determinate azioni, la riflessione su che cosa arriva a vivere una persona per poi giungere al punto di togliere la vita a un'altra persona. Nel primo film, Now to Go Home, è stata una reazione molto forte a una situazione ben precisa in cui si trovava la Macedonia allora. I am from Tito Veles, il desiderio è stato di parlare di questa cittadina, Veles, che è una sorta di vero disastro ecologico, come vivono persone che si trovano in un ambiente così, così insano e così compromesso a causa dell'inquinamento. Tutti i miei film, tutto sommato, hanno dei temi ricorrenti che hanno a che vedere senz'altro con le storie delle persone, con un senso di prigionia, con il bisogno di libertà, con il bisogno di tentare di scambiare con gli altri esseri umani. Devo dire che l'occasione di questo omaggio che Emanuela Martini appunto mi ha tributato mi ha spinto per la prima volta a rivedere tutti i miei film e non solo una volta, ed è stata un'esperienza singolare per me che mi ha fatto riflettere sul fatto che certo ci sono tematiche ricorrenti che riguardano molto da vicino il mio paese, il mio ambiente, la realtà in cui io vivo, ma che tutto sommato sono uno specchio di tante società che sono frammentate, fratturate da discrepanze tipiche dell'epoca in cui viviamo e come tali quindi diventano delle storie di valenza universale. Certo, potremmo addirittura tracciare la storia della Macedonia attraverso i miei film negli ultimi anni, una sorta di esplorazione che io ho fatto nel mio paese. Per il resto l'ispirazione che un artista ha deriva veramente da qualunque cosa. Io come artista, come persona che crea attraverso il cinema, ho sempre in mente almeno 15 film differenti. Poi naturalmente non tutti i film vengono realizzati, perché per fare un film ci vuole del tempo, bisogna
capire come si può realizzare il racconto di una determinata storia, in che modo reagisce, potrebbe reagire un pubblico, e questo vale naturalmente anche per la letteratura quando si scrive un testo, ma il cinema è un'arte molto costosa e non può essere fatta soltanto per una forma di autoerotismo, deve in qualche modo essere uno specchio del mondo in cui viviamo, con una capacità di guardare lontano e senz'altro non tediare gli spettatori. Io so che è una domanda che non bisognerebbe fare, ma visto che hai appena rivisti tutti, perché sono tutti bambini suoi, qual è dei tuoi il tuo film preferito? Se c'è. I probably shouldn't say this, but I think I already told you, When the Day Had No Name is my favorite film. I'll tell you why. Because I love the coldness and the restrictions I put upon myself while making this film. Restriction in terms of restricting these five male characters in this hallway. I love the possibilities and the impossibilities that this location gave me. I love the beginning, which feels so distant in terms of how the city is shown and how these characters are shown. And mostly I loved that, you know, when we talk about, you know, I said the themes in my films are reoccurring. And this film, it is about five boys. But again, it is, for me, it's a very feministic film. And it talks about patriarchy, because the base of this film, it is the impossibility, the base of this film, the base idea, it is about these boys being imprisoned within their own society, and the impossibility for them to define them otherwise than being macho men. And I think this is an important point, at least for us in the Balkans, you know, that we often speak about women as victim, but, you know, it is, well, in a way, God exists, her name Petrunia also speaks about this imprisonment of the whole society, of sort of auto-imprisonment. So I love Petrunia, I love very much. Don't take me wrong, go see it when it goes to the cinema. I mean, after all, it is my first film that will be distributed here, but When the Day Had No Name, I hold it very close to my heart. I don't know. È molto, molto difficile dirlo, ma probabilmente il film che è più nel mio cuore è When the Day Had No Name, per via del dettame che io mi sono imposta, delle restrizioni che io mi sono data nel realizzare questo film, un film che ha appunto come protagonisti cinque personaggi maschili in un ambiente assolutamente circoscritto, limitante, e come io ho colto questa sfida che mi ero data di seguirli e di stare con loro appunto in questo limite, e ho adorato la situazione in cui li ho mossi, in cui io mi sono mossa. Mi è piaciuto molto l'inizio, quest'area così distante, il ritratto di una città che io riesco a dare, il modo in cui mostro questi cinque giovani, e nonostante il fatto che i protagonisti siano cinque uomini, è un film estremamente femminista, perché ancora una volta parla di uno dei miei temi ricorrenti, dei temi ricorrenti del mio cinema, che è la società patriarcale presente appunto in tutti i film che ho fatto. E da parte mia volevo proprio dimostrare che questi maschi, questi personaggi maschili sono imprigionati dalla società, imprigionati nell'incapacità di darsi una definizione e un'identità che sia diversa da quella del macho, di un atteggiamento estremamente maschile, maschilista. È un fattore molto importante
per la Macedonia, che naturalmente è presente molto anche in Dio e Donna, si chiama, il suo nome è Petrunia, e anche lì naturalmente c'è una prigionia, una costrizione. Non fraintendetemi, io amo molto Petrunia, e tra l'altro il film che finalmente sarà distribuito anche in Italia, però When the Day Had No Name è nel mio cuore. Ora o mai più. Non so se questo tema è stato toccato all'inizio perché sono arrivata a conferenza iniziata, però mi chiedevo, le denunce che hanno portato al MeToo, hanno, secondo me l'aspetto più interessante della questione è stato il fatto che si è evidenziato come nei luoghi di potere, più che altro quindi ai vertici degli studios, i produttori sono quasi tutti maschi, quindi sono stati loro a imporre questo sistema patriarcale. Questa cosa si è vista soprattutto negli Stati Uniti, quindi mi chiedevo un po' quali è chi ha portato questo movimento nei Balcani, visto che tra l'altro in Petrunia c'è una scena di molestie durante un colloquio di lavoro, però viene rovesciata in chiave ironica. I don't know. I really don't know. I think we have long way to go. I'm not saying we have many there associations that deal with violence against women, but the culture stays still very traditional. So, for example, a perfect example of where we stand is when, you know, Petrunia is based on a real story, and when the real person jumped for the cross, and when she announced why she did it, the media, and we have many women journalists, you know, and many men journalists, but we have really, the media, nobody discussed about what this woman did, why she did it. I thought that her act 5 years ago would provoke reaction in the civil society, if nothing else. That, you know, the feministic movement will start saying, okay, what is happening? Why did she do it? Why she has no right? So, I don't know, we are slowly, I was reading yesterday an article of the head of the Helsinki Committee for Human Rights, it's a young woman, and she is talking about patriarchy and where we are. So, but there, you know, it is almost, what is happening is like you have these satellites of thinkers, independent thinkers, but we have not done what Me Too has done. We are not still solidar to one another. We have not gotten together in order to instigate change. But it will come up, but we are, you know, we are still afraid, you know, sort of satisfying, you know, as Petrunia does, you know, she allows the men to touch her. We are still, you know, playing with doing what we are expected to do. Oh. Terrible. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere nel mio paese, in Macedonia. Esistono naturalmente associazioni che si occupano della violenza esercitata contro le donne, ma la cultura predominante nel paese è ancora molto tradizionale. E Petrunia è un esempio perfetto. Il film si basa su una storia vera su una donna che appunto si è buttata per prendere la croce, ha poi dichiarato i motivi per cui lo ha fatto, e nonostante un'immensa copertura mediatica di questo fatto e nonostante siano molte le giornaliste, le donne giornaliste,
Nessuno ha pensato di approfondire il suo gesto e la tematica della discriminazione nei confronti delle donne. Nessuno ha chiesto le vere ragioni al di là di quelle della dichiarazione stampa. Parliamo di cinque anni fa, esisteva comunque un movimento femminista, ma questo la dice lunga sulla lentezza in cui la nostra società cambia. Ho appunto letto ieri una dichiarazione, un'intervista rilasciata dal comitato etico del paese, che si dichiara che qualche cosa cambierà, ma per il momento non cambia niente. Ci sono dei satelliti, dei liberi pensatori e libere pensatrici che hanno delle posizioni particolare, ma nulla che assomigli lontanamente al movimento del Me Too. C'è ancora tantissima paura da parte delle donne in particolare, e un atteggiamento che ancora una volta è quello di Petrunia, che comunque si lascia accarezzare, insomma, in qualche modo abbozza un certo tipo di approccio da parte di un uomo. But you know, it is very for me it's problematic to speak about. Well, it's not problematic. We have to actually look, I will put it differently, we have to look beyond borders, beyond borders of Macedonia or Balkans. Because look what is happening here. I'm here, I'm from Macedonia, it's a small country, 2 million. Huh? And then I have here, we have a Me Too action happening, you know? Because it is a generous offer from a woman to a woman saying, your place is here. Don't, you know, your place is here. Your film deserves to be seen. What beautiful, what is more beautiful than that? You know, it is a type of solidarity, but it goes beyond that, you know? So it's not only about Macedonia, it is about women all over, you know, acknowledging one another, giving space to one another, in order for their stories to be heard and their films to be screened. You know, this opportunity for my films to be screened, and it's a great opportunity for me, but it is a great opportunity for the public also, for the films to be seen, because it's not evident. I come from Macedonia, I'm a woman. It's, you know, it's very difficult for my films to reach a larger audience. So this is a step. Again, you know, a gesture of generous gesture of a woman through a woman, and I think it is very important. So I give this example that, you know, I think we should sort of spread it on all levels. Però credo che il problema vada poi oltre un discorso di confini di paesi, come può essere appunto il caso della Macedonia. Lo sguardo deve essere transfrontaliero in questo senso, perché in fondo anche questo gesto compiuto da Emanuela è un gesto in linea con il Me Too, è l'offerta di una donna a un'altra donna che ha saputo creare. Emanuela ha saputo creare lo spazio perché i miei film venissero visti, e che cosa c'è di più bello? È una forma di solidarietà declinata al femminile, è un riconoscimento da parte di una donna dell'arte di un'altra donna, e la possibilità, la volontà di creare uno spazio perché delle storie vengano raccontate, dei film vengano visti. E questo naturalmente ha rappresentato una grandissima opportunità per me, ma anche una grande opportunità per il pubblico, che diversamente non avrebbe forse mai avuto occasione di vedere i miei film, che fanno fatica a uscire appunto dal mio paese. E non è così scontato. È un gesto molto generoso e molto importante, e anche questo è un modo di andare avanti. Because you know, sometimes it's easy to get discouraged. You know, you have children, you make 1-2 films, you have a child, and then it's very difficult to balance everything, you know. We are all, well, there are many women here.
I promise to stay on my path, do better, more courageous, attack taboos, and, you know, continue to bother important issues, to put forward issues, uncomfortable issues. Non è facile scoraggiarsi per una donna, una regista in particolare, fa un film, ne fa due, ne fa tre, poi fa un figlio, deve riuscire a tenere insieme tutti gli equilibri. Io posso soltanto impegnarmi a continuare nella mia strada, a fare sempre di meglio, a essere più coraggiosa, a parlare di argomenti scomodi e a prendere posizione contro tutte le forme di abuso e di violenza. And one more thing, I'm sorry, I'm okay. Talking too much. You know, talking about this solidarity, Petrunia, you know, the actress of Zorica, when she made the film, she gave birth to her child. Her child was 9 months old when we start shooting. So me and my sister, we did everything for her to provide her the most comfort, to provide her the means so she can do both. I think that's also important element. Per esempio, Zorica, l'interprete di Petrunia. Second qua. Child, it was second child. So she had 2, 3 years old and 9 months old. Quando abbiamo iniziato le riprese, aveva da poco avuto il secondo figlio, che aveva 9 mesi, aveva già un bambino di 3 anni, e mia sorella e io abbiamo cercato di fare tutto il possibile per rendere agevole la compatibilità tra la vita privata e la vita professionale, appunto le riprese sul set. Bene, siamo in ritardo, ringrazio Teona, vorrei solo aggiungere una cosa chiudendo la conferenza stampa, che io ho deciso di fare la sua personale al di là del genere, comunque è chiaro, perché la considero in questo momento tra la più interessante dei registi, uomini o donne, emergenti che ci sono in Europa, almeno quelli che conosco io, quelli che ho avuto occasione di vedere io.